Bentornati amici in un nuovo video. Oggi parleremo di Fujifilm, ma prima sigla. Ma prima di iniziare con il video, vi chiedo di supportarmi attraverso un bel mi piace qui sotto in descrizione, di iscrivervi al canale e di attivare l'apposita campanellina per ricevere tutte le notifiche dei miei video. Di recente ho voluto cambiare la mia fotocamera principale per registrare video e scattare foto. Prima avevo una Canon RP, ma sinceramente non mi trovavo molto bene. Cosicché, facendo mille ricerche su YouTube, su Amazon, eccetera, sono incappato in questa fantastica X-T4 della Fujifilm. Nuova versione da appunto della X-T3, dove aumentano notevolmente determinate caratteristiche e altre invece restano uguali. Ma andiamolo a scoprire insieme. Innanzitutto partiamo dal design. Il design è molto retro, come ci ha abituato giustamente Fujifilm. Infatti, sulla parte superiore sono presenti tre ghiere manuali dove è possibile configurare i tempi di scatto, gli ISO e qualche stop di esposizione in più o in meno da dare alle varie riprese o foto. Poi è presente il tasto per lo shutter, dove ovviamente ho inserito un piccolo bottone molto carino che mi serve per avere più feeling con il tasto di scatto, perché con quello normale non ne avevo tanto. Poi sulla parte posteriore sono presenti diversi tasti, ovviamente tutti, ma dico proprio tutti, personalizzabili. È presente il tasto di quick menu, dove è possibile settare immediatamente alcuni tipi di impostazioni. È presente una ghiera per regolare quello che si vuole, basta settarlo, come ho detto prima è tutto altamente impostabile. Inoltre questa ghiera è anche cliccabile, in modo che anche a questo movimento si possa dare una funzione. Poi è presente il tasto di blocco per l'autofocus, il tasto per la riproduzione, il tasto per eliminare le varie foto. Poi è presente un joystick molto comodo per regolare il fuoco e soprattutto la posizione di messa a fuoco e scorrere nei menu. Il tasto menu senza ghiera ma con quattro altri pulsanti intorno, programmabili anch'essi. Il tasto display per regolare le informazioni più che altro che sono presenti sul display. E poi ovviamente c'è il fantastico display LCD touchscreen che è migliorato notevolmente dalla versione precedente di questa macchina. Poi sulla parte laterale sinistra sono presenti i jack per le prese per le varie connessioni. Sul primo sportellino è presente, ecco, la prima scomodità l'avete già vista, fondamentalmente gli sportellini essendo di gomma e non rigidi sono difficili da tenere aperti, comunque è un problema sormontabile. Dietro al primo sportellino sono presenti il jack per l'inserimento del microfono esterno e quello per il comando remoto. Sul secondo sportellino invece è presente una mini HDMI e una USB-C, sia per la ricarica sia per il collegamento a computer. Come potete notare, manca una cosa fondamentale soprattutto per i videomaker, ovvero l'entrata per le cuffie. Ma Fuji ci dà in confezione un piccolo adattatore che va da USB-C a uscita jack per le cuffie. In questo modo noi potremmo sfruttare l'uscita cuffie, ma purtroppo senza più la possibilità di tenere in carica la nostra macchina fotografica quando si utilizza. Sulla parte invece laterale destra è presente lo slot contenente due SD, molto comodo perché ora nelle impostazioni è possibile eseguire il backup dalla prima SD alla seconda, in modo da avere sempre un backup appunto di scorta nell'eventualità che la prima SD abbia dei problemi. Tutti questi sportelli sono ipermeabilizzati perché infatti la fotocamera è tropicalizzata, cioè resiste agli eventi atmosferici. Ovviamente non bisogna immergerla nell'acqua perché sennò non serve a niente. Sulla parte invece frontale è presente l'obiettivo kit 1855 f2.8-4, molto bello, stabilizzato. E inoltre sono presenti un altro tasto funzione sulla parte destra, anche questo personalizzabile come si vuole, e invece in basso a sinistra è presente il selettore che ci permette di selezionare appunto la modalità di fuoco, ovvero manuale, continuo o singolo. Inoltre
Altre due bellissime caratteristiche del design sono questo selettore che ci permette di selezionare la modalità di scatto, tra cui anche la panoramica, lo scatto singolo, l'HDR e le varie raffiche, una più lenta indicata col simbolo CL e una più veloce indicata col simbolo CA. E invece sulla parte destra un'altra ghiera che ci permette di switchare da modalità foto a modalità video. Questo è molto utile perché non abbiamo solo la differenza del pulsante di scatto che nella parte foto serve per scattare, nella parte video per avviare una registrazione, ma proprio all'interno del menu sarà possibile vedere la differenza delle impostazioni. Una modalità solo con impostazioni foto e l'altra modalità solo con impostazioni video. Ma andiamolo a vedere più nel dettaglio. Nella modalità foto, come potete vedere, sono presenti solo impostazioni relative al punto alle foto. Mentre se io switcho anche con menu attivo nella modalità video, come potete vedere, la fotocamera esce dal menu, ma in questo caso saranno presenti all'interno dei menu solo le impostazioni video. In questo modo non avremmo 6.000 menu tutti difficili da utilizzare, ma avremmo direttamente quello che ci serve a portata di mano. Per quanto riguarda il sensore di questa macchina fotografica, è presente, come nel modello precedente, un sensore APS-C da 24 megapixel, BSI X-Trans, che è un ottimo sensore, fondamentalmente utilizzato parecchio dalla casa produttrice giapponese. Poi, a livello di migliorie rispetto alla versione precedente, innanzitutto è migliorata la batteria, che è raddoppiata rispetto alla X-T3. L'unico problema è che in confezione non ci danno, e questa è una nota secondo me molto dolente, infatti mi ha costretto a comprare un caricabatterie a parte, comunque non ci danno il caricabatterie da muro, ma semplicemente ci danno un adattatore con cavo USB-C, USB-C, normalissimo da cellulare, che ci fa ricaricare la fotocamera, anzi ci fa ricaricare la batteria all'interno della fotocamera. Poi un'altra caratteristica molto attesa è lo stabilizzatore di immagine sul sensore, molto utile perché ci permette anche con obiettivi non stabilizzati di effettuare riprese e fotografie molto ferme. Addirittura con l'aggiornamento che c'è già stato, perché questa fotocamera è uscita più o meno a febbraio, hanno migliorato ulteriormente questa funzione, rendendola praticamente perfetta. Sinceramente, a mio avviso, è molto meglio dello stabilizzatore di Canon e di Sony. Inoltre è possibile anche utilizzare, cosa molto apprezzata, insieme allo stabilizzatore del sensore, quindi della macchina, lo si può utilizzare insieme allo stabilizzatore dell'obiettivo, dell'ottica. In questo modo si avrà una stabilizzazione ancora maggiore e sinceramente verranno dei video e delle foto completamente perfette, a mio avviso. È cambiato anche l'otturatore elettronico di questa macchina. Infatti è possibile ora avere un otturatore praticamente silenziosissimo. Un'altra ottima caratteristica concerne nel fatto che ora il display, oltre ad aver aumentato la risoluzione raggiungendo quella di 1,6 milioni di punti, è anche il fatto che è stato introdotto il display orientabile. Quindi adesso è possibile utilizzare la macchina fotografica praticamente in qualsiasi posizione. Migliorato anche il tracking degli occhi quando si registrano i video per mettere a fuoco. Non è ancora a livello della Sony e della Canon, però fondamentalmente riesce a starci dietro tranquillamente. L'unico problema per cui non è a livelli ottimi è dovuto al fatto che la Fuji ogni tanto riconosce dei visi dove non ci sono, molto semplicemente. Però succede di rado, ecco. Migliorata anche la messa a fuoco. Infatti adesso si riesce a mettere a fuoco con obiettivi anche meno luminosi e con condizioni ambientali più sfavorevoli in modo quasi perfetto. Per quanto riguarda l'ambito foto, come vedete dalle immagini, questa fotocamera fa delle foto incredibili. Ha una risoluzione altissima e una nitidezza altissima, tanto che ho dovuto abbassarla a livello di impostazioni, perché sennò sembravano troppo finte come foto. Poi un'altra funzione che io ho trovato veramente molto comoda, ma è presente su quasi tutti i modelli di Fujifilm, anche se in questa viene un po' implementata, è la possibilità di sfruttare delle simulazioni di pellicola, ce ne sono un'esagerazione, già direttamente nella macchina.
Le più grosse caratteristiche di questa fotocamera sono per di più nell'ambito video. Infatti, rispetto ai modelli precedenti, sono state inserite delle nuove risoluzioni molto più alte. Infatti è possibile arrivare fino a un 17:9, fino a 60 fps in 4K e fino a 400 MB come bitrate. Poi si va tranquillamente al 4K 16:9, al Full HD 17:9 e 16:9 e via così. Inoltre, ultima grande novità, è stato inserito la possibilità di registrare video in Full HD, sfortunatamente massimo. Come vedete dalle immagini, la qualità ovviamente si abbassa a livello di queste impostazioni. Però, nonostante tutto, possiamo avere uno slow motion di un certo effetto. In conclusione, si può dire che di questa fotocamera ci sarebbero tante cose da dire, tante cose da provare, perché ci sono mille impostazioni. Vi faccio vedere solo il manuale di istruzioni, è questo qua, ed è tutto in italiano, non ci sono più lingue, quindi da studiare. Cioè no, infatti ho pure il segno di dove sono arrivato. Quindi ci sarebbero un sacco di cose da aggiungere. Infatti ho visto recensioni di 20, 25, 30 minuti riguardante questa fotocamera. Però vi volevo dare un'infarinata generale di tutte le sue funzioni, di tutte le sue novità. E sinceramente mi trovo davvero, ma davvero contento. È un mese ormai che la uso, è diventata la mia fotocamera principale e me ne sono innamorato al 100%. Bene, detto questo amici, penso di aver detto tutto. Vi ringrazio di essere stati con me. Noi ci vedremo al prossimo video. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi chiedo magari di lasciare un commento qui sotto dicendomi che cosa ne pensate di questa macchina fotografica e se mai la comprereste. Ah, mi sono dimenticato di dirvi il prezzo. Il prezzo è anche molto competitivo perché con la fotocamera kit, quindi il corpo più l'obiettivo, abbiamo un prezzo che arriva a 1800 euro. È davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo. Bene, detto questo amici, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!